Ebbene sì, un mese fa ho caricato un video che si chiamava Bed Wars in creativa. Ho ricevuto qualcosa come migliaia di commenti per riportare un'altra parte di una Bed Wars in creativa nel quale avrei spinto di più con i comandi. E ragazzi, oggi siamo tornati. Però ragazzi, voglio il vostro supporto con un like. Questa volta io ve ne chiedo 6.000. So che è tantissimo, è una cifra assurda, però noi sono sicuro che ce la possiamo fare. Da telefono, mi raccomando, piazzatevi lì, vedete se lo mette, mi raccomando. Noi ora ci vediamo dentro la partita perché mi voglio veramente spaccare. Bella a tutti, buoni sono Arci e benvenuti in questo nuovo video delle Bed Wars in creativa. Ragazzi, sono tornato finalmente con il video. Me l'avevate chiesto non in tanti, ma non in di più, in qualcosa come di più del di più. E oggi ragazzi siamo tornati. Voglio fare una cosa che non ho fatto settimana, cioè il mese quando l'ho fatto appunto, di provare a giocarmela un attimino bene per cercare di non far capire i miei compagni di squadra che sto giocando in creativa, perché è la cosa che un attimino ci ha penalizzato la settimana facciamo che l'abbiamo caricato settimana scorsa. Quindi ora mi metterò qua, faccio finta di aver preso un po' di roba, mi sono messo in creativa, prendiamo il nostro iron perché l'iron è la cosa che ci serve effettivamente di più, e prendiamo un po' di gold. Il gold prendiamone uno stack, tanto alla fine va bene uguale. Rimettiamoci un attimino in GM0. Allora adesso ci facciamo tutto, ci facciamo la spada da 15 di oro, ci facciamo anche l'arco, quello con punch 1, e ci facciamo un tot, veramente un tot di frecce. Abbiamo anche il piccone, veramente ottimo, raga, abbiamo tutto, siamo belli carichi come se non ci fosse un domani. Allora voglio vedere una cosa sola, abbiamo anche delle TNT che costano ben 5 di ferro, io le prenderei tutte e tre. Sì, le prendiamo tutte e tre. Qua nessuno sta andando al centro dei miei compagni, io ci vado al centro tranquillamente, ci vado. Una cosa che non vi ho detto è che non ho le cuffie, perché le cuffie sono sopra e non funzionano bene, quindi devo per forza utilizzare quello che si sente dallo schermo. Effettivamente lo so che non va bene, però ragazzi fidatevi, per adesso va bene, dai, speriamo che si senta anche bene il microfono. Ci conto tantissimo. Ora direi di salire un sacco. Il Sartor ha lasciato la partita. No, Sartor, ma cosa mi combini mai? Mi sa che voglio piazzare qualche mob qua e là, perché direi che ci sta alquanto. No, non credete che ci sta? Zio! Uè, zio! Mi ha ucciso lui. Ok, non me ne sono accorto che c'era. Scusate, non me ne ero accorto. Siccome lui ormai ha visto che eravamo lì, cioè che è riuscito a uccidere, mi ha visto che non sto giocando male, ok? Che sto giocando legit. Quindi, ragazzi, calma, lo so. Purtroppo queste partite qua le devo anche lasciare uncut, perché sennò sembra che mi metto d'accordo con le persone su che cosa fare. Quindi direi che va bene così. Quindi andiamo qua, facciamo così, ci prendiamo questo, ci prendiamo anche le gambe che non ci sono normali, ci prendiamo anche la spada e ci prendiamo anche il piccone, poi basta, non ci serve nient'altro. Andiamo direttamente da quel giallo lì di prima, vado in creativa questa volta, raga. Aspetta, qua mi ricordavo che non si potesse volare. Ok, non ce l'ho fatta, vedete, un po' si riesce a volare e invece no, bisogna prendere anche i blocchi. Beh, prendo l'Oak a caso, raga, prendiamo dei blocchi a caso. Oddio, che bello. Chi è che mi ha ucciso a me prima? Mi ha ucciso Twingo, come la macchina, mi ha ucciso una macchina oggi, quindi grandissimo bomber, grandissimo. Ed è uno dei gialli, sono nel fuoco per sbaglio, però fa niente, non ci fa niente, no? Allora, qua c'è il grandissimo Thunder. Dov'è Twingo? Zio, tu vai fuori dalle palle, dai, su, ciao bomber. Perfetto. Twingo. Ok, guarda che è sceso il rosso. Spam, noi uccidiamo tutte così! La violenza è la vita! Spam! Mamma mia, incredibile! Ora dobbiamo scappare. Facciamo finta di scappare, ragazzi. Uè, bomberissima! Allora, che cosa mi racconti? Twingo? No, facciamoci vedere. Ciao, Twingo! Non mi potete beccare! Ho ricevuto un sacco di oro. Aspetta, facciamo finta di dargli dell'oro. Come tipo dell'oro? No, vai che sta arrivando. Oh, senti, Titan Ghost, te ne vai fuori dalle palle tu? Grazie. Salviamoli! Ok, uccidiamo tutti. Questo qui deve morire. Mare, c'è rosso. Ma il rosso è con me. Non te lo faccio spaccare, zio. Devo ribardare, vai via. Devo ribardare. Ok, ho ribardato, vecchio. Grande. No, Ema, no, non dobbiamo spaccare. Non fidati, non dobbiamo spaccarli, Ema. No, Ema, no, raga, ci hanno distrutto il mio letto. Allora, io con calma adesso faccio finta di fare l'hacker. Me lo faccio pure bene l'hacker, ma proprio l'hacker quello che dici, bordello. Vado camminando, raga. Non c'è nessuno che mi guarda. Ok, va bene. Stavo pure cadendo. I verdi sono tutti vivi, raga. Andiamo, voglio farlo così, voglio andare camminando.
Così, beh, piano piano, piano piano, così, così. E allora? E adesso, cosa succede? C'è qualcuno dietro, raga. Se c'è qualcuno dietro. Ehi, Titan Ghost. Titan Ghost. Oh, è caduto. È caduto Titan Ghost, raga. Io non ho fatto niente. L'avete visto anche voi che non ho fatto niente. Cioè, ditemelo, eh. Se ho fatto qualcosa, ditemelo. Ma io non ho fatto niente. Scusatemi, eh. Raga, ci siamo. Seconda partita. Ci siamo nella seconda partita. Io direi che adesso possiamo iniziare veramente a giocare male. Veramente a far schifo. Dobbiamo fare schifo. Dobbiamo fare veramente schifo. Dov'è il nostro letto? Dov'è il letto? Letto, bed. Dov'è il bed? Qua dentro? Che bello. Allora, prendiamo l'ossidiana. Obsidiana, prendiamo l'ossidiana e iniziamo a bardare. No, Lollo, per favore. Per favore, puoi andare via? Grazie. Lollo, va bene, Lollo. Okay, ti chiudi dentro. Ok, intanto bardo per bene. Io devo bardare bene con l'ossidiana, perché cosa succede? Che adesso noi dobbiamo far vedere le nostre doti di creative manager del mondo. E chiudiamo veramente tutto. Ma tutto facciamo. Aspetta, raga. Dobbiamo dargli il contentino a quelli là, ok? Dobbiamo dargli il contentino, quindi facciamo una cosa del genere. Prendiamo la bedrock. Prendiamo la bedrock. Raga, prendiamo la bedrock. No, la bedrock. Zio, non puoi guardare. Queste qui sono cose estreme che tu non hai. Non devi vedere. Cioè, non puoi, zio. Non puoi vedere certe cose, quindi mi raccomando, non guardare. Non far caso a niente. Ok, qua abbiamo chiuso tutto con l'ossidiana. Qui abbiamo chiuso tutto con l'ossidiana, qui possiamo uscire e dai. Ok, guarda, siamo messi già molto bene, siamo messi veramente molto bene. Io direi che vado in giro con una spada in legno e mi faccio l'armatura in oro. Ok, vado con l'armatura in oro. Facciamo finta che sia tipo un VIP. Io ho l'armatura... No, non l'ho messa così. Sei uno scemo, Marci! Allora, aspetta, calma. Mettiamo tutta l'armatura. Mettiamo tutta l'armatura. Questi non ci... Oh, ciao zio. Ciao zio. Ok, l'abbiamo ucciso, ragazzi, abbiamo fatto fuori finalmente i blu. Allora, i blu devono stare bene attenti perché, guarda, noi siamo messi molto meglio di loro. Ok, guarda, facciamo così. Grandissima, zia. Ma che cheater che sei. Grande. Noi facciamo comunque i ponti in ossidiana, ce ne sbattiamo altamente le balle. Ciao, Jack Picci. Ciao, Jack Picci. Oh mio Dio, che bello! Fantastico! Raga, allora, YouTube di sta minchia, mi sa che voleva scrivere, YouTube di sta minchia. Oddio! Mi sa che la gente sta uscendo, ops! Mi sta facendo veramente uscire la gente! Adesso ci devi farti con la città! Oh mio Dio, che ignoranza. Ma è normale che abbia tutta quell'ossidiana. Oh mio Dio, questo non ha capito niente. Aspetta, ora scrivo, ho rubato l'account a Marci. Come gli scrivi, scusa, in pubblica? Punto esclamativo? Slash punto esclamativo? Ma si scriverà in qualche modo? Ah no, solo punto esclamativo magari. No, forse con il chiocciola. Ecco qua. Ho rubato l'account a Marci. Oddio raga, è bellissimo. Mi diverte troppo a fare ste stronzate. Dai, ha lasciato la partita. No, vecchio, non puoi lasciare la partita. Io intanto metto l'acqua. Faccio finta di mettere l'acqua. Ma hanno lasciato tutti. Oh mio Dio. Li abbiamo fatti quittare, ragazzi. Li abbiamo fatti quittare, non ci credo. GG.
Raga, non contento, vi carico anche una terza partita perché ho voglia proprio di farvi morire oggi. È quella da solo, cioè sono da solo qua ragazzi, sono da solo, quindi ho la possibilità di fare un po' di cose in più rispetto a quelle che farei normalmente. Quindi, cosa ci permettiamo di fare? Noi prendiamo subito, ma io dico subito, della bedrock, perché guardiamo un attimino il nostro letto con la bedrock, almeno siamo contenti. Allora, dove è il nostro letto? Esattamente qua, guardate, raga, scialli. Questi qua non possono più passare qua. Vabbè, possono fare sta cosa qui, ma l'abbiamo già chiusa. Oddio, forse possono fare qualcosa. No, non possono glitchare niente, in teoria. Comunque, ora scrivo che ho rubato l'account di Marci. Ok, ho rubato l'account di Marci. Oddio. E ora, sapete cosa faccio? Prendo le elitra. No, le elitra non ci sono, siamo in un 8, raga. Oddio, pensavo di fare una figata assurda e invece no. Allora, dobbiamo prendere un blocco particolare. Voglio fare i ponti con che cosa? Con che cosa vogliamo fare i ponti? Vogliamo fare i ponti con l'enchanting table, tipo. Anzi, no, con gli end portal. Raga, con gli end portal. Lui non ci ha visto. Il verde chi è? Il verde chi è tutto ciò? È Andri 300... Scusami, Andrix, però sei parte del troll, quindi, insomma, cioè, ci sta che succeda quello che debba succedere. Allora, Andrix ha ucciso il tizio lì. Però io voglio fare anche una bella scaletta che mi porti su e mi porti giù e poi mi lasci cadere. Ok, capito. Ok, dovremmo esserci, dovremmo riuscire a spaccare il suo ponte, il suo letto. L'abbiamo distrutto, raga, l'abbiamo distrutto con una calma assurda. Noi adesso torniamo, andiamo da lui, tipo, facciamo così, andiamo da lui. Dov'è il verde, raga? Il verde non, è morto? No, il verde no, è dai bianchi, perché è il bianco. Attenzione! Aspetta, il verde è qua. Il verde è qua. Ma stanno facendo team probabilmente. Ok, sono salito, raga. Devo chiudergli il passaggio. Aspetta, devo distruggere però questo. Devo togliere quello lì, raga. Devo togliere quello lì, ok. Me la devo shiftare da qualche parte. Che lui non mi veda. Che lui non mi deve vedere, raga. Capra la gante ha ucciso. Aspetta, ma lui se n'è andato. Non mi ha visto neanche passare. Cioè, le kill che sto facendo alla fine sono legit, mi vuoi dire? Oddio, legit non tanto, perché comunque i blocchi sono quelli che sono. Però, insomma, stiamo riempiendo un po'. Ah, raga, mi è arrivato il momento forse di far qualcosa. Vediamo un po' se posso mettere tipo dei creeper. No, raga, che cosa ho appena visto? Ma che cosa mi avete appena detto? I creeper sono le cose bellissime. No, raga, è stupenda sta cosa. Sì, ne metto tantissimi. Sta scappando. Joe Bomber è scappato. È morto Joe Bomber. Raga, Joe Bomber è morto. Joe Bomber è morto proprio un tot. Joe Bomber, vai a spaccarmi il letto. Joe Bomber, vai a spaccarmi il letto. Joe Bomber, dove sei? Dove è andato Joe Bomber in tutto ciò? Dove sei? Joe Bomber, dove sei? Dove sei andato? Dove sei finito? Dove sei? Abbiamo fatto pure screen, raga, dai! Abbiamo fatto vincere un bomber. Vai, buttami giù. Ragazzi, io spero che questo video delle Bed Wars in creativa vi sia piaciuto. Ovviamente sono dei video divertenti che vi porterò ogni tanto perché non è bello giocare sempre così. Fatemi sapere se avete altri video e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bye.